Qualche giorno fa ho preso una nuova friggitrice d'aria con diciamo, un contenitore rotondo, a differenza dell'altra che aveva contenitori quadrati, per cui alla fine mi sono messo anche alla ricerca e alla fine ho trovato questo set che è composto da 50 vassoietti, in pratica di carta, molto leggera, che sono perfetti per le, cioè sono fatti apposta per le friggitrici d'aria. Questo ha un diametro di 20 cm. E se avete la friggitrice come nel mio caso un pochettino più largo, diciamo, non crea problemi, nel senso la mia è un 22,5 di diametro, per cui. Però è anche, diciamo, una soluzione abbastanza economica, nel senso che costa 6-7 euro, una cosa così. E per un contenitore così da cioè una confezione a 50 pezzi, diciamo, sicuramente a livello di prezzo ci può stare. Niente di particolare, non è che siano prodotti così, però. Io ho già provato di questa marca, la versione quadrata, e mi ero trovato molto bene, per cui presumo che anche questa sia simile se non identica. Cambia solo la forma. Va bene, niente, vi lascio comunque il link in descrizione. Come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto, vi è stato utile, vi ha fatto conoscere un nuovo prodotto e vi invito anche ad iscrivervi al canale. Non ho detto che questi tipi di... come si può dire, non sono obbligatorie, nel senso che sono, come si può dire, un modo come un altro per non sporcare la friggitrice d'aria, il cestello della friggitrice. Diciamo che va bene per quasi tutto, se no esiste anche la versione che è bucherellata, che serve per favorire ancora il passaggio dell'aria. Questo va bene per, diciamo, carne, dove effettivamente far gocciolare il grasso magari sul fondo non è bellissimo. Per cui ecco, assorbono un po' il giusto, però niente di particolare. Va bene, grazie e alla prossima.